Ciao a tutti e ben ritrovati, amici, amiche, erbane ed erbani di tutto il mondo. Sono Fabiola, la vostra erbana di fiducia, vivo in Toscana e oggi andiamo a conoscere un'altra pianta buonissima per l'utilizzo in cucina, un'erba spontanea mangereccia. Seguitemi! Ciao a tutti, ben ritrovati. Sono Fabiola, la vostra erbana di fiducia e sono a Livorno in Toscana per mostrarvi una nuova pianta commestibile, la bietola selvatica, una pianta molto conosciuta, molto utilizzata, molto buona da mangiare, che per il suo sapore dolce può essere sia mangiata da sola che è inserita nei misti di erbe che andrà a smorzare l'amaro di alcune erbe che utilizziamo nei nostri cotti. La bietola selvatica ve la mostrerò a breve, andiamo a conoscerla da vicino. Ecco un giovanissimo esemplare di bietolina di campo, bietola selvatica. Si riconosce facilmente anche perché siamo abituati più o meno tutti all'aspetto della bietola coltivata, che è semplicemente più grande e che però ovviamente mantiene le caratteristiche della sua antenata, che è la bietola selvatica, da cui poi l'essere umano ha realizzato la cultivar che viene coltivata nei nostri orti. Andiamo a vederla. La bietola selvatica cresce a piccoli cespugli, la foglia è di un verde intenso, brillante, molto croccante e fresca al tatto, liscia, completamente glabra, sia sulla pagina superiore che sulla pagina inferiore, caratterizzata da questa venatura più chiara, molto evidente al centro della foglia. La foglia è portata da uno stelo robusto, però molto acquoso. Anche lo stelo può essere consumato, ovviamente avrà bisogno di una cottura un pochino più lunga per diciamo raggiungere la consistenza giusta. La foglia della bietola selvatica è molto lucida, talmente liscia e il verde talmente intenso che sembra quasi a volte che sia bagnata da quanto è lucida. È molto buona da mangiare, è ricca di tanti sali minerali e si può consumare anche l'acqua di cottura per utilizzarla nella preparazione di brodi vegetali, ma anche per berla come tisana o decotto. Il nostro appuntamento di oggi finisce qui, la bietola selvatica ci saluta e vi do appuntamento per un prossimo video. Continuate a seguirmi, ciao! Il nostro appuntamento di oggi finisce qui, ma niente paura, altri video seguiranno. Seguitemi, mi raccomando, su tutti i miei social e trovate il link in descrizione. Vi ricordo che un video non è sufficiente per imparare a riconoscere le piante spontanee, soprattutto ad uso alimentare, per cui è consigliabile sempre farsi seguire da un esperto. A questo proposito, se siete interessati alle mie lezioni, alle mie passeggiate, a conoscere uno stile di vita più naturale e a approcciarvi al benessere che regala la natura, potete partecipare ai miei corsi, alle mie passeggiate, alle mie lezioni online, ai miei seminari. Potete seguirmi e se volete, se siete interessati a conoscere in anteprima quali sono i miei corsi a cui potete partecipare, vi invito a scrivermi all'indirizzo email che trovate in descrizione. Faccio sia corsi dal vivo che corsi online. Fatemi le vostre domande nei commenti e sarò felicissima di rispondere. Vi ricordo di non raccogliere mai, soprattutto per l'uso alimentare e officinale, piante di cui non siete sicuri al 100%, perché come ho già detto diverse volte, le piante possono anche essere pericolose, oltre che delle preziosissime alleate. Vi ricordo di non raccogliere vicino a fonti di inquinamento, lungo strade trafficate, ma di cercare il più possibile dei luoghi il meno inquinati possibile. Vi saluto qui per adesso. Vi invito a continuare a seguire i miei video, mettete un like, condividete, aiutatemi a far crescere il canale e a continuare a mantenere gratuiti i miei contenuti e ci vediamo prossimamente in un prossimo video. Grazie per aver condiviso con me l'amore per la natura.